Io tenevo 3 anni, vicino al lume della candela raccontavano di quest'uomo che era rimasto fulminato sul faro della Marina Militare. Dice, poverello, ma se ne parlava per molti anni. E dice, ha lasciato la moglie e tanti figli. Non sapevo ancora niente, perché niente mi avevano detto. Francesco aveva gli occhi di smeraldo. C'avevo 12 anni, lui 22. Resiste il faro mio! Lo sapete! Chissà se Lucia Capuano, mia nonna, fu davvero felice quella notte. L'8 settembre del 43 a Forio, la notizia dell'armistizio fu festeggiata per le strade del paese. E poi, quella notte stessa, un bombardamento aereo interruppe la festa. Che beffa! Io non lo so nemmeno dove fosse mia nonna durante quella festa interrotta. Quello che so è che la festa della sua vita fu interrotta più volte. Una luce si accende, una luce si spegne. Succede a tutti.